Il CERN di Ginevra può essere considerato il luogo dell'avanguardia tecnologica, una vera e propria frontiera della conoscenza in cui si studia l'infinitamente piccolo a livello fisico. Lo scopo è trovare risposte che coinvolgono anche l'origine dell'universo, con l'osservazione e lo studio di particelle finora solo teorizzate. Per oltre 20 anni molti paesi hanno unito le proprie forze per creare l'acceleratore di particelle più grande e potente del mondo, Large Hadron Collider. La mole di informazioni raccolte dall'acceleratore necessitano di una potenza di calcolo elevatissima, di cui si fa carico il Computer Center. Il centro computazionale del CERN costituisce il cuore di una rete sviluppata appositamente per questo scopo, l'LHC Computing Grid. Il centro, che si fa carico del 20% del lavoro, smista la rimanente parte ad altri 11 centri di calcolo più piccoli, indicati come Tier 1, collegati al CERN attraverso linee a 10 gigabit dedicate. Questi centri smisteranno poi a loro volta ulteriore lavoro ad altre realtà più piccole. La visita al Computer Center ci ha permesso di toccare con mano le problematiche che ci si trova ad affrontare di fronte a una sfida di questa entità. Si parla di circa 15 petabyte all'anno di dati a regime, ovvero 15 milioni di gigabyte. Attualmente i server del Computer Center sono circa 4.400, che incorporano qualcosa come 31.000 core. Qui al CERN infatti si preferisce parlare di numero di core e non di processori. Per la primavera del 2009 comunque verranno aggiunti ulteriori 13.000 core, distribuiti in macchine a 4 processori quad core con 32 GB di memoria RAM. Un altro problema di non poco conto è costituito dall'archiviazione dati. Non è infatti uno scherzo trovare spazio per 15 milioni di GB ogni anno. I dati permanenti vengono archiviati su nastro, molto più affidabile negli anni rispetto a qualsiasi altra soluzione, oltre ad essere la più economica. Per la manipolazione e l'interpretazione dei dati, troviamo invece macchine provviste di comuni hard disk meccanici, sui quali riversare solo parte dell'intero backup, volta per volta. Impressionanti in ogni caso i numeri in gioco. Nel Computer Center si contano circa 7.200.000 GB distribuiti su circa 28.000 dischi. In arrivo altri 16.000 dischi entro qualche mese. Siamo comunque a circa un terzo della capacità disponibile su nastro, ovvero 21 milioni di gigabyte di spazio suddiviso in circa 35.000 cartucce. Cifre impressionanti, ma che bastano solo ad archiviare il lavoro di un anno e mezzo.